È partita una raccolta fondi a Fiumicino dopo il furto avvenuto alla Casa di Enzo, il centro diurno gestito dall'associazione Insieme con i Disabili, inaugurato lo scorso 28 settembre in via Conizugna. Si sono intrufolati dei malviventi, adesso non sappiamo l'origine di queste persone, hanno forzato la porta grande di là del retro, sono venuti subito al quadro delle luci, hanno levato praticamente la corrente e hanno, per prima cosa, hanno smontato la macchinetta del caffè e hanno levato tutti i soldi che erano dentro, poi hanno rovistato da tutte le parti e hanno praticamente rubato quei soldi che erano nella cassa che io avevo come fondo e altri soldini che avevano i ragazzi del teatro per comprare, acquistare parrucche, cose così, e poi hanno rubato il nostro folletto che a noi ci serve per le pulizie giornaliere e hanno rubato degli strumenti di musicoterapia e poi hanno purtroppo preso tutta la refurtiva alimentare che avevamo acquistato per un evento che avremo domenica, un evento di beneficenza. Saranno 3.000, 4.000 euro di danno, non sappiamo quantificare, ma più che altro è stato devastante, demoralizzante, anche perché noi cerchiamo di essere sempre positivi, siamo un'associazione di volontariato, siamo tutti genitori che praticamente cercano di fare il meglio per i propri figli o fratelli, insomma, di ragazzi che hanno problemi. E questa cosa ci ha proprio distrutto emotivamente. Per noi è la nostra casa questa, l'abbiamo costruita con tanta fatica. Tra la tanta disperazione, fra la tanta stanchezza che abbiamo come genitori di ragazzi che vanno comunque accuditi dalla mattina alla sera, abbiamo sempre, diciamo, quel senso positivo verso la vita, verso le persone. Quindi quando ti succedono queste cose senti proprio un colpo basso. Per noi è stato un grande colpo, perché prima di tutto hanno tolto materiale importante per i nostri laboratori. Sono entrati in un posto che per loro è importante, è uno spazio di vita, oltre ad essere uno spazio in cui passano del tempo. È stata lanciata una raccolta fondi e noi abbiamo messo la locandina su Facebook, su Instagram, su tutti i social che abbiamo, dove diciamo che se potete anche con un minimo, per noi è bellissimo, insomma, una grande cosa. Quindi se potete, abbiamo messo il nostro IBAN e il nostro PayPal per www.insiemeconidisabili.it, che è il nostro sito dove abbiamo le nostre foto, le nostre immagini, raccontiamo la nostra storia.